Tommy Attanasio ha scritto un libro, onorevole ti devo parlare. Evidentemente, anche se tu non sei mai stato deputato al Parlamento, ti hanno veramente tormentato in quegli anni che eri consigliere regionale. Sì, no, per meglio dire tormentato no. Onorevole ti devo parlare è un po' accattivante come titolo per cercare di far comprendere che stavamo parlando di politici e della relazione tra i politici stessi e i cittadini. Ecco, tu dici a un certo punto dobbiamo cambiare modo di vedere i cittadini, o meglio, il cittadino vede il politico in modo quasi utilitaristico, raccomandazioni, posti di lavoro, piaceri di tutti i generi, in modo davvero trasversale e bipartisan, ma credo anche che tu voglia dire che anche il politico deve cambiare modo di guardare e vedere il cittadino. Beh, in fondo io ho fatto uno sforzo e credo che nei prossimi giorni alla presentazione di questo libro sarà ancora più titanico questo sforzo. Il mio è un libro che non giudica, ma analizza, fa delle valutazioni rispetto a quanto accade, ma non esprime giudizi. Forse tutto rimarrà tal quale, però mi dicono che è la prima volta in cui un, tra virgolette, politico, seppur con dei dettagli, parla e dice che effettivamente il lavoro da fare c'è molto, perché i cittadini vedono troppo spesso nel politico colui il quale può risolvergli una serie di problemi. Napolitano recentissimamente ha avuto modo di stigmatizzare questa ondata quasi decerebrata di antipolitica, che sicuramente in parte è giustificata dallo squallore e dall'improponibilità di certe figure, ma rischia di buttare giù tutto un castello istituzionale che invece deve rimanere in piedi. Diciamo che parlando del Movimento 5 Stelle, loro non sono il problema, sono il sintomo di un malessere che non è stato percepito in maniera adeguata da parte della classe politica. Io nella mia attività, se posso dire politica, e credo che essa sia una delle attività umane più nobili, ho subito capito che non si poteva essere, come dire, dilettanti. È una cosa molto seria, ma che deve avere delle precondizioni. Un amore sterminato per una comunità, l'interesse generale e il fatto di potersi prodigare senza nulla chiedere in cambio. Adda è l'editore del tuo libro, che ricordiamo verrà presentato questo sabato e questa domenica. Beh, sabato in effetti Bari è occupata a fare altro. Questa domenica a Villa Romanazzi Carducci, Hotel Mercure come si preferisce. E come l'ha presa l'editore? Come l'ha vista questa avventura editoriale? Adda, che tra l'altro è uno dei nomi storici dell'editoria barese. Intanto aggiungiamo alle ore 18, certo, domenica prossima, 14 aprile, a Villa Romanazzi Carducci. Devo dire, quando preparai la bozza, e questo è accaduto in 2 o 3 nottate, poi ci è voluto molto più tempo per l'editing, le correzioni e rimpinguare dalla memoria alcuni altri accadimenti, io ero rimasto amabilmente sconcertato, perché mi diceva che nessuno aveva mai scritto questo. Io non ho fatto altro che fotografare una realtà, pensando che non sia un fenomeno residuale, ma purtroppo, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, un fenomeno di massa largamente diffuso, dove molte persone, purtroppo troppe persone, chiedono in premessa al politico etica, valori morali, onestà, fatto salvo poi, poco dopo i minuti, concedersi e concederci la possibilità di riflettere su alcune cosiddette raccomandazioni. Diciamo che il potere logora chi non ce l'ha, Andreotti aveva ragione. Beh, io non ho mai immaginato che la politica sia potere in quanto tale, se lo vogliamo definire potere, ma per esercitare un servizio. Purtroppo, ormai da troppo tempo, i politici vengono valutati e votati non già per quanto hanno fatto o pensano di fare, ma da più o meno regalie che sono stati in grado di poter elargire. E questo è molto triste. Al prossimo libro. Al prossimo libro, grazie.